Buongiorno a tutti. Il 9 di febbraio su questo canale è andata in onda una diretta con il grecista Angelo Tonelli, con cui si è chiacchierato dei contenuti del suo libro, uscito lo scorso anno, Nel nome di Sofia. Tonelli è uno dei maggiori studiosi di greco antico che abbiamo in Italia, ma è anche attore, performer, responsabile di diverse manifestazioni culturali. Come forse alcuni di voi avranno notato, la registrazione della conversazione con Tonelli non è più presente sul canale. Ciò non dipende dalla volontà di chi vi parla, bensì da quella di YouTube. Ieri, infatti, YouTube, con una scarna email, mi ha informato che i contenuti di quella conversazione erano in parte non graditi alle regole della community e, pertanto, per favorire me, notare il linguaggio, tali contenuti venivano cancellati. Mi si avvisava anche che il persistere nell'esprimere determinati contenuti mi sarebbe costato ulteriori ban, sospensioni, eccetera. Ora, la riflessione che ho fatto a caldo in realtà, ma anche a freddo, è stata: quali mai potevano essere i contenuti non graditi alla community di YouTube in una conversazione che, per chi l'ha ascoltata, trattava di temi squisitamente filosofici e di considerazioni relative a come rendere migliore e più sana la vita dell'essere umano. Questo va aggiunto l'estrema qualità del relatore e il livello molto elevato dei contenuti espressi. Comunque, fatto sta che YouTube ha deciso così. La domanda che ci si può fare è se YouTube preferisca eliminare contenuti di alto spessore culturale, forse perché poco seguiti o poco graditi a qualcuno. Il canale comunque continuerà ad esprimere per quel che può questi contenuti e continuerà ad ospitare Angelo Tonelli. Anzi, posso già anticipare che per il mese di marzo è previsto un suo intervento in cui delineerà la figura dello studioso, grecista e filosofo Giorgio Colli, uno dei massimi esponenti della filosofia italiana, anche se scomparso da qualche decennio. Questo è quanto vi dovevo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito all'iscrizione e a mettere like. Non costa nulla e sostiene il nostro lavoro. A presto con nuove dirette e nuovi video didattici.